Parola, chiedo a tutti i relatori di parlare, mi ricordano, mi hanno fatto segni dalla regia, parlate nei microfoni, sia quello per la sala, sia quello per la diretta streaming che trovate davanti a voi. Se non lo trovate, prendetevelo per favore. Grazie. Grazie. Grazie direttore per aver sinteticamente rappresentato questa ampia cornice in cui si svolge questa importante attività in carico al nostro istituto e in particolar modo al Dipartimento che io in questo momento rappresento, cioè il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia. Io entrerò un pochino più in dettaglio perché ci tengo in particolar modo a mettere in evidenza la parola servizio, che è un po', diciamo, l'attività storica che facciamo come Servizio Geologico d'Italia. Adesso costituiamo appunto un dipartimento dell'ISPRA e che è sempre stato, diciamo, il motivo per cui l'impegno dei colleghi geologi, ma anche ingegneri, biologi e altre professionalità è stato portato avanti nel corso della storia, praticamente dal 1873 sino ad oggi, proprio per dare un contributo alla risoluzione di problemi di interesse proprio per tutta la nostra collettività. In particolar modo nella fattispecie adesso oggi tratteremo la questione della bonifica dei siti inquinati, dei cosiddetti SIN, siti di interesse nazionale, che costituiscono una tematica di particolare rilevanza e anche delicatezza, in quanto si tratta di recuperare, diciamo, aree industriali gravemente inquinate e riportarle, insomma, ad un uso più consono alla tutela della salute pubblica. Io vi darò anche qualche numero che riguarda proprio l'attività svolta dai nostri colleghi, in gran parte sono qui anche presenti e che ringrazio per la loro attività, mi associo ai ringraziamenti fatti dal nostro direttore generale ovviamente, e vi rappresento che come vi è noto, ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006, noi supportiamo appunto in particolar modo il Ministero che si avvale dell'ISPRA per le procedure di bonifica. I SIN su cui noi lavoriamo inizialmente erano 57, ma poi sono scesi, diciamo, a 39, perché con la legge 134 del 2012 si sono state apportate delle modifiche ai criteri di individuazione per quello che poteva essere considerato un tipico SIN, e quindi ne sono stati tolti praticamente 18, che sono stati demandati a competenze amministrative di natura regionale, quindi non sono più sotto il nostro, diciamo, controllo dal punto di vista lavorativo. Cosa facciamo quindi noi come ISPRA, come Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia? Noi sostanzialmente formuliamo dei pareri sui documenti progettuali che ci vengono forniti e li rendiamo disponibili appunto al Ministero. Nell'arco, diciamo, di 4 anni, dal 2012 al 2016, noi abbiamo formulato circa 1200 pareri, quindi un impegno veramente notevole dato dai nostri esperti, che ripeto rappresentano diverse professionalità. Abbiamo anche ecochimici, ingegneri, non solo quindi geologi che hanno questa specializzazione. Ma non facciamo soltanto pareri, cioè cerchiamo di renderci utili proprio come struttura, come istituto di ricerca, anche preparando dei manuali e delle linee guida che poi sono, diciamo, rese disponibili a tutta la comunità scientifica che lavora, diciamo, in questi settori. Faccio un esempio, anche per brevità. Abbiamo redatto il manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati, che è un manuale di particolare rilevanza a nostro avviso per tutti coloro che appunto operano in questo settore. In più, noi supportiamo anche sia gli enti locali
che diciamo, gli enti di natura più centrale, cioè dello Stato, con delle specifiche convenzioni, specialmente con regioni o altri organismi che hanno particolare bisogno di un supporto tecnico che il nostro istituto può dare, avendo a disposizione anche, diciamo, dei laboratori in qualità che danno risultati diciamo, ufficiali. Abbiamo per esempio con la Regione Basilicata diversi atti convenzionali che stiamo portando avanti adesso, come per esempio uno sul sito di interesse nazionale di Dito e Valbasento, ma anche quello sull'impianto di incenerimento rifiuti Fenice e nell'area industriale di Melfi, nonché per il controllo ambientale dei siti industriali di Viggiano. Queste sono tutte, diciamo, aree che sono state anche presenti nella cronaca degli ultimi tempi proprio per i problemi ambientali che erano emersi. Per quanto riguarda invece il supporto, diciamo, alle strutture centrali, abbiamo anche delle convenzioni dirette proprio con il Ministero e in particolar modo per il suo tramite anche con il Comune di Napoli, finalizzato proprio alla predisposizione del piano di caratterizzazione dei suoli e delle aree sotto sequestro giudiziario. Quindi anche lì cerchiamo di intervenire come entità terza, diciamo, per la soluzione di problemi di natura di inquinamenti che attengono anche a operazioni di polizia giudiziaria. In ultimo, e concludo, anche perché siamo un po' in ritardo, voglio fare presente che noi effettuiamo anche dei corsi di formazione sull'inquinamento ambientale anche allo Stato Maggiore della Difesa, e questo per noi ha una valenza significativa, perché sono diciamo, dei corsi di formazione che vengono effettuati per tutti i militari che svolgono attività di servizio al di fuori del territorio nazionale, specialmente in aree come l'Afghanistan o altre aree della zona del Medio Oriente, dove abbiamo delle basi militari e dove i nostri militari possono essere soggetti a forme, diciamo, ecco, di inquinamento ambientale, sia come suolo, come aria e come acqua. Questo, ecco, ci fa particolarmente piacere, perché ci dà proprio modo di toccare con mano il reale contributo che il nostro istituto può dare ai cittadini e nella fattispecie ai nostri, diciamo, ai nostri militari. Quindi grazie ancora anche a tutti i miei colleghi che operano in questo campo, e lascio quindi la parola per entrare proprio più in dettaglio poi sulle tematiche esposte prima dal nostro direttore generale al collega dottor Pascarella. Grazie.